Guardi, poteva anche dirmi subito, la ringrazio di nuovo per il caffè. È stato un piacere. Ma poteva dirmi subito che non mi avrebbero, perché se me fa, ho perso soltanto tempo, ripeto, la ringrazio per il caffè, ma io a perdere un'ora di tempo qui davanti ad aspettare una risposta che non arriverà mai, non sono tanto stupido. Assolutamente, signor Paradiso. E ne ho tanto più tempo da perdere con il Ministero degli Interni. Sì, però, signor Paradiso, io l'ho detto, non è questa... Perché è vergognoso come si comportano. Non hanno pudore, nessuna vergogna. E io la capisco. E vi usano in malo modo, perché... No, noi non ci usa vi usano in malo modo, perché questo modo di mettere gli sbarramenti fuori per coprire le loro vergogne, no. Non è giusto che usino le persone così. Noi lavoriamo per motivi di sicurezza e per motivi di operatività. Noi non possiamo farlo accedere senza un appuntamento. Voi, mi scusi, io l'ho chiesto e ripetiamo le stesse cose. Allora io l'ho chiesto l'appuntamento, se non mi rispondono. Se non glielo danno, allora... non possiamo farlo accedere. Oh, ma scusi, non rispondono, è ben diverso. Lo so. Allora la mancanza di risposta, innanzitutto, è indice di cattiva educazione. Va bene, questo. Allora, allora eticamente è scomposta, è un'azione scomposta. Che poi, questo è un suo punto di che vista, poi la legge questo... italiana non è un mio punto di vista. No, il fatto lo che trova scritto no, allora basta aprire il libro di Monsignor della Casa e lo troverà scritto. Sì. Allora, ma se non esistessero questi comportamenti di civiltà, c'è una legge dello Stato che obbliga la pubblica amministrazione a rispondere entro i 30 giorni. Qua se ne sbattono i coglioni. Ci trattano come merde. No, assolutamente no. Questo è. Ci trattano come merdacce. Lei nelle giuste sedi. Bella roba. Loro sono pagati da noi. Bella roba. Lo so. Lei nelle bella roba. Deve far valere i suoi diritti. E con che le faccio? Come a Don Chisciotte della Mancia? Con chi li faccio valere i miei diritti? Con questi mostri? Questi sono imbattibili. Proprio perché nessuno li prende di petto. Ma non è questa la strada per ottenere le sue ragioni. Se escono fuori non valgono mezza cartuccia. No, questo non lo può dire. Comunque. Non lo posso dire, perché se avessero un po' di coraggio avrebbero il buon senso di non farmi sbraitare qui. Ma non urli, perché tanto appena la salute, mi interessa. La saluto, arrivederci. Buone cose, in bocca al lupo. Arrivederci. Onorevole Presidente Conte, sono Attilio Paradiso e vengo da Benevento. Sono circa mezzogiorno e mezza. Stamattina sono passato prima dal Ministero dell'Interno per tentare di avere un colloquio con il Ministro Lamorgese, avendola preventivamente avvisata per posta elettronica e certificata. Più di una volta, l'ultima volta è stato venerdì, credo, giovedì scorso, quando ho detto che, le ho scritto che stamattina sarei comunque venuto qui per tentare di parlare con lei, oppure con i due sottosegretari, con uno dei due, o con un funzionario da lei delegato. Il problema è inutile che non glielo posso raccontare in questo momento, ma io a lei le ho scritto per l'ultima volta il 7 agosto di quest'anno 2019. Ho scritto a lei, al Presidente della Repubblica, al Ministro dello Sviluppo Economico, al Ministro dell'Interno, al Ministro di Giustizia, dei Trasporti e al Ministro della Funzione Pubblica. Ho scritto a tutti perché tutti hanno una responsabilità in ordine a quanto ho segnalato. È una vicenda lunghissima e allora la prego di leggere quella lettera che le ho trasmesso in pari data, 7-8-2019, per posta elettronica certificata. Sono 7 pagine più 2 allegati. Sono stato sinteticissimo. Oggi avevo stampato un manifestino, per essere brevissimo,
se mi avessero dato la possibilità qui, prima gli agenti della sicurezza, poi mi hanno dato il numero del centralino, poi il centralino mi ha passato una signora della segreteria che non si è qualificata, come fanno tutti, e poi mi ha lasciato in attesa, come fanno tutti quando non vogliono ascoltare, non vogliono prendersi la responsabilità di ascoltare quello che dice un cittadino. Io non mi dilungo, ma questa registrazione gliela mando per posta elettronica certificata. Come vede, io sto qui, faccio un'inquadratura, ma giusto per far notare anche il manifesto che le avevo preparato. Questa è una versione piccolissima, gliela avrei restata e ne avevo fatto uno 70 per un metro, in maniera che potesse leggere meglio. Quello che le ho scritto nelle due righe, le leggo solo queste due righe. Dopo aver letto il seguito, vi prego gentilmente di rispondere e di farmi sapere se mi concedete almeno la possibilità di parlare a viva voce col Presidente Conte o col Ministro dell'Interno. Contrariamente verrò a pretendere i diritti a Palazzo Chigi, perché non mi rassegno all'idea di lasciare i miei figli in balia dei delinquenti. Ripeto, detto questo, in questo fracasso e seduto per terra, non mi ci riesco nemmeno più a raccapezzare. Le scriverò e in allegato le metterò un link con questa registrazione, quella che ho fatto, quel breve tratto che ho fatto stamattina, quando per l'ennesima volta mi hanno, invece di ospitarmi all'interno del Viminale, mi hanno accompagnato sulla piazza, come hanno ripetutamente fatto. Se questa è l'educazione che hanno studiato a scuola, beh, io ne ho studiato un'altra, allora vuol dire che devo tornare a scuola io, per imparare l'educazione civica, o quello che scrive Monsignor Della Casa. Ma dovrebbero sapere almeno le leggi, perché quando un cittadino scrive ai sensi della 241, come scrivo io, e beh, ha diritto a una risposta entro i 30 giorni. E se qualunque impiegato, fosse anche il ministro, non risponde, commette reato penalmente perseguibile ai sensi dell'articolo 110 e 328 del codice di procedura penale. La ringrazio per l'attenzione e la saluto sempre cordialmente. Finisco il controllo e gli do tutto. Eh? Mi aspettavo un minuto che finisco il controllo e gli do tutto. Ti dispiace se mi metto al fresco più dietro? Io mi avessi fatto 250 km per mi arriverà. Signor Presidente, sono Attilio Paradiso. Ho tentato di parlare con lei, ma prima le ho scritto numerosissime volte a lei e a molti altri ministri. Prima di venire qui stamattina ho fatto un'altra attesa al Ministero degli Interni, che dovrebbe risolvere un problema annoso che si trascina da 22 anni. Naturalmente non glielo posso dire qui a distanza di 200 metri dal suo palazzo, però se in questo palazzo non danno la possibilità di ricevere un cittadino qualunque
che prima scrive più di una volta e poi si presenta qui così come ha regolarmente scritto, e allora vuol dire che qui probabilmente hanno studiato su un altro libro l'educazione civica rispetto a quello che ho studiato io. Questo ufficio dovrebbe tenere un URP, come tutti gli uffici dello Stato, e invece non c'è. I cittadini vengono fatti attendere qui, seduti sui marciapiedi, e non mi pare un modo decoroso di far attendere chi vi paga lo stipendio e chi vi elegge per rappresentare i nostri diritti, oltre che i nostri interessi. Io immagino che qualcheduno mi possa sentire, perché sto utilizzando un megafono di poco conto, perché non posso alzare la voce, non mi va di alzare la voce. Non ho bisogno di fare spettacoli, ho 70 anni. E ho lavorato 42 anni nella pubblica amministrazione, le cose le so, però mi trattengo ancora qui, ancora per un po', sperando che qualcheduno, se non ha almeno la pietà, avesse almeno il buonsenso e la buona educazione di venirmi ad accogliere così come si accoglie un cittadino italiano, non un pezzente. Perché pure i pezzenti hanno diritto. Ci sentiremo fra poco. Se qualcheduno magari si affaccerà dalla finestra, parliamo da qui. Signor Presidente, sono Attilio Paradiso. Non so se è lei che è arrivato con la scorta, suppongo di sì. Sto aspettando che qualcheduno mi riceva, ho chiesto ripetutamente di essere ricevuto da lei per posta elettronica certificata, non certo l'altro ieri, ma a ripetizione da un anno e mezzo a questa parte, e da Palazzo Chigi non mi risponde nessuno. La stessa prassi è usata da tutti gli altri ministeri, ma soprattutto dal Ministero degli Interni, che dovrebbe risolvere, è quello delegato a risolvere i problemi che ho segnalato. Se vuole io sto qua, non è che mi posso trattenere fino a domani o fino a stanotte. Alle 4 vado via, devo stare alla stazione e torno a Benevento. Ancora una volta, dopo 22 anni, senza risolvere nulla di nulla. E questo è lo Stato che ci avevate promesso, eppure vi abbiamo creduto, eravate nuovi, ma quando sembra le cose non cambiano, perché noi vi rappresentiamo dei problemi non colossali come quelli delle finanze. Vi rappresentiamo i nostri problemi, quelli semplici da risolvere, quelli che si possono risolvere alzando una cornetta del telefono. Perché se lo Stato non funziona, dalle più piccole alle più alte istituzioni, e allora da chi ci dobbiamo far rappresentare? Cosa ci andiamo a fare alle urne? Poi li avete visti i risultati? Gli italiani finalmente sono diventati ballerini, hanno capito che non possono votare sempre lo stesso partito, e le persone che non rispondono e che non onorano le parole date, le promesse e gli impegni sottoscritti, e allora vanno rimosse subito, senza aspettare i 5 anni di mandato. Io aspetto qui, non so se qualcheduno, se lei mi sta ascoltando o qualcheduno dalle finestre
Sta ascoltando quello che le ho detto. Ebbene, io mi trattengo ancora qui, un po' di tempo ce l'ho. Mi auguro che lei sia informato, perché suppongo che nessuno l'aveva informato di queste, di questa vicenda. Bene, mi siedo di nuovo per terra, perché questo è il posto che noi meritiamo. Straccioni, trattati come straccioni per terra. Presidente Conte, sono sempre Attilio Paradiso. Non credo che mi tratterrò più a lungo di un'altra oretta. E non credo che le registrazioni che sto effettuando a basso volume, dall'esterno della piazza, seduto a mangiare un panino sopra il marciapiede, non credo che queste registrazioni saranno ben viste a Volturara Appula, dove è nato lei e dove sono nato anche io, a 30 km da distanza dal suo paese. Ma è così che ci ospitate, così ospitate un cittadino che vi scrive ripetutamente da anni e anni e nessuno risponde, nemmeno ai sensi della 241. Voi volete cambiare l'Italia? E invece noi resteremo sempre terroni, resteremo sempre terra dei conquista. Straccioni. Beh, insomma, questo video poi glielo manderò e avrà il tempo di farsi un esame di coscienza e vedere se un pubblico impiegato in pensione di circa 70 anni che ha onorato il suo servizio alle dipendenze del Ministero della Pubblica Istruzione possa essere accolto così sul marciapiede. Beh, io mi trattengo e non lo so se lei starà mangiando da qualche parte. Immagino che sarà lì. Immagino che qualcheduno oggi avrà il buon senso di avvertirla che c'è stato un signore che ha rotto le scatole per mezza mattina. Prima al Ministero dell'Interno e poi qui a Palazzo Chigi, ma sempre dal bordo della piazza. Bene, non voglio disturbare. Buon appetito. Senza alzare la voce. Anzi, l'ho persa quasi del tutto. Buonasera. E allora, senza alzare la voce, dicevo, egregio signor Ministro, io sono stato stamattina qua, sono stato ospitato nel bar dai vostri agenti addetti alla sicurezza, che si comportano sempre con dignità, cosa che non succede per quanto riguarda gli altri funzionari che lei dovrebbe allertare quando un cittadino le scrive ripetutamente e le chiede quello che adesso non le racconto qui perché sto per andare via. Io torno
da Palazzo Chigi, dove è lo stesso scenario, i cittadini vengono accolti in mezzo alle strade, lì un po' peggio di qua. Ho lasciato dei messaggi con questo piccolo megafono, roba da 10 watt, che non dà fastidio a nessuno, però mi aiuta a mantenere la voce, a non scolarmi, anche perché non mi piace proprio alzare la voce, né a casa né tanto meno negli uffici pubblici. Io sono ripassato di qua perché prima di andare via io consegno al gentile funzionario, non mi ricordo, scusa, mi ripeti il nome? Tanto non si preoccupi, lo prendo io, proprio il personale della sicurezza. Ecco, bene, il personale della sicurezza, il funzionario responsabile della sicurezza del Viminale, consegno un manifesto che le avevo portato stamattina e le volevo recapitare, perché in un manifesto formato da tre immagini, un titolo a caratteri grandi e quattro etichette che spiegano l'accaduto, lei potrà capire di quali problemi deve risolvere, visto che da 22 anni la prefettura non li ha risolti, perché il compito era della prefettura. Devo riconoscere che il prefetto Cappetta, quello che è stato nominato l'anno scorso, qualche cosa l'aveva fatta, ma io ve l'ho scritta queste cose. Aveva dato l'ordine di scombro da questa strada che è intransitabile e che non mi permette di lavorare da 22 anni in un fabbricato costruito a norme, una strada coperta da alberi da frutta, relitti e da una casa abusiva, un lavoretto da niente che avrei fatto a spese mie e che ancora sono disposto a fare a spese mie. Ma non trovo un escavatore, uno che mi affittano, perché tutti quanti hanno paura. Ma se non lo fa il prefetto, che ha emesso l'ordine di demolizione, però poi si è fermato. E perché pure il prefetto deve assumere la responsabilità di commissario del sindaco, implicato in numerosi reati molto più gravi, gravissimi, che io non ho continuamente querelato e denunziato da ben 10 anni e mezzo a questa parte, senza ottenere alcun risultato, se non quello di vedere quasi tutte le querele archiviate per decorrenza dei termini, per prescrizione dei reati. E allora, visto che il prefetto non compie l'ultimo atto utile per liberarmi da questa schiavitù e per liberare la casa mia e la mia famiglia, soprattutto, perché per loro mi batto, oltre che per i diritti universali. E allora lascio questo manifesto, lei lo vedrà, mi auguro che qualcuno ve lo consegnerà, che non lo perderà di vista. E mi risponda, se mi vuole incontrare io sarò ben lieto di ritornare a Roma, di conferire con lei, ma se volesse venire a Benevento farebbe una cosa veramente gradita, non solo a me, ma a tutte quelle persone che stanno guardando impietosamente questa storia da 10 anni, perché questa io quasi tutto pubblico sui network, oltre che il mio sito, che è www.vieniescrivipuretu.net. Non mi dilungo più di tanto, me ne devo andare, lascio questo manifesto e mi auguro che lei abbia una risposta da lei e non da interposte persone. La ringrazio, le auguro buon lavoro e buon proseguimento di vita. Io non mi sento italiano, ma per fortuna porto